Buongiorno membri della Fitness Family e benvenuti in questo nuovo video. In questa settimana, come vi avevo anticipato, parleremo del doping. La settimana scorsa l'argomento è stato la massa muscolare, questa settimana i quattro video saranno sul doping. Un argomento spinoso, un argomento delicato, parliamo di qualcosa comunque di illegale, quindi lungi da me, qualsiasi parola dico non è atta a consigliare o promuovere questa pratica, ma solamente a informarvi, a darvi la mia personale visione. Allora, iniziamo con un concetto molto molto importante relativo al doping, cioè quanto funziona. Perché è importante capire questa cosa? Perché spesso vedo dei comportamenti poco carini da parte di chi fa uso verso chi non fa uso. Cioè vedo spesso degli insulti come tu sei un secco di merda, tu non vali un cazzo, tu pesi 30 kg bagnato, torna ad allenarti, eccetera, eccetera. Allora il problema di chi fa uso spesso è che si sente superiore o si sente migliore di chi non fa uso perché tendenzialmente ha un fisico migliore. L'avere un fisico migliore però non vi rende persone migliori, vi rende semplicemente persone con un fisico migliore, che sono due cose diverse e ben separate. Perché vi sto dicendo questo? Perché vorrei che riusciste a rispondere a tutte quelle persone che online vi accusano di essere secchi di merda, sacchi delle patate bagnati, eccetera, con una semplice frase. Allora, dovete far capire a queste persone che in realtà il loro fisico è ottenuto grazie al doping. E quando intendo grazie al doping, non intendo solo grazie al doping, ma intendo che all'80% è ottenuto grazie al doping. Perché vi faccio questa premessa? Perché, a sostegno della mia tesi, con la quale sicuramente qualcuno che fa uso non è d'accordo, vi mostro uno studio molto famoso che è stato fatto qualche anno fa. Allora, hanno preso tre gruppi di persone. Questi tre gruppi, ascoltate bene perché questa è davvero una cosa interessante che pochi sanno. Questi tre gruppi sono stati divisi e sono stati monitorati. Qual era lo scopo? Era vedere l'aumento della massa muscolare in questi tre gruppi. In media, quanto una persona facente parte di un singolo gruppo poteva crescere muscolarmente. La cosa bella è che la differenza tra questi tre gruppi è stata la seguente. Nel primo gruppo, come vedete dal grafico, le persone erano natural e si allenavano con i pesi, seguendo un'alimentazione volta alla massa. Il secondo gruppo assumeva 600 mg di testosterone, ma non si allenava, quindi stavano sul divano potenzialmente a grattarsi. Il terzo gruppo era l'unione del primo e del secondo, quindi avevamo persone che assumevano 600 mg di testosterone e si allenavano. Ora, qual è stata la cosa divertente che questo studio ha dimostrato? È stata la seguente: nel primo gruppo, quindi quello dei natural che si allenavano duramente, mangiavano per crescere, abbiamo avuto un aumento medio di 4,4 libbre, quindi circa 2 kg di massa magra. Il secondo gruppo, cioè quello che assumevano 600 mg di testosterone a settimana, ma non si allenavano, quindi stavano sul divano o stavano contro il muro a sbatterci la testa, ha avuto un incremento di 6,6 libbre di muscoli, quindi circa 3 kg di muscolo. Il terzo gruppo, ovviamente, come c'era da aspettarselo, è arrivato a 13 libbre, quindi chi si allenava e assumeva steroidi è cresciuto il triplo. E qua voglio che lo capiate, il triplo rispetto a chi si allenava da natural. Ora, qua abbiamo tre riflessioni, da fare che ci possono poi portare appunto, ad una difesa contro chi ci accusa di essere dei secchi di merda perché siamo natural. La prima è che chi assume steroidi, cresce di più stando sul divano a farsi le seghe rispetto a chi non li assume e sta in palestra a far sacrifici. Questo è il primo punto ed è importante perché? Perché quando vi dicono che tu non sai i sacrifici che faccio io, tu non ti sai allenare, eccetera, no, dovreste in realtà fargli capire che, ahimè, uno che assume può stare anche sul divano a picchiare la testa contro il muro, che cresce comunque di più di uno che non assume. Ripeto, ragazzi, questa non è la mia opinione, sono studi scientifici, quindi mi auguro che non ci siano commenti a riguardo, perché questa è la verità delle cose dimostrata da uno studio. La seconda cosa che possiamo trarre è che chi, come ho detto prima, assume steroidi e si allena guadagna tre volte la massa muscolare rispetto a chi non assume, quindi natural, cioè dopato, tre volte la massa muscolare di un natural. La terza
terza, che è molto molto importante in realtà, è che 600 mg di testosterone sono una dose ridicolmente bassa. Perché vi dico questo? Perché io parlo con tante persone che assumono, so un po' come funziona il doping, perché me lo sono studiato per i fatti miei, perché volevo capirlo. Il messaggio è: 600 mg di testosterone è una dose talmente bassa ormai nell'ordine delle cose della media che non se lo fa quasi nessuno. In realtà le quantità sono di solito molto più alte e accoppiate ad altri anabolizzanti, quindi non abbiamo solo del testosterone ma abbiamo anche altre molecole, specialmente orali, quindi del winstrol eccetera, accoppiate insieme. Questo per dirvi cosa? Che in realtà lo studio è stato fatto con una quantità davvero minima e banale di steroidi rispetto a ciò che in media si assume. Questo cosa vuol dire? Che se fosse stato in realtà preso al posto di 600 mg un grammo o del sustanon o del testosterone accoppiato ad altre molecole, i risultati sarebbero stati ben più ampi, cioè il divario tra i natural e chi assumeva stando sul divano sarebbe stato molto più ampio. Quindi, a difesa della mia tesi e della più che altro del rispetto verso i natural, vi posso dire questo: quando utilizzatore, uno che fa uso di doping, vi accusa, schiantategli in faccia questo studio e ditegli: ascoltami bello, sì, io sono un secco di merda, ma lo saresti tranquillamente anche tu se non facessi uso. Perché il problema purtroppo mentale di chi fa uso è che, questo è anche un po' colpa del testosterone, me l'ha confermato chi lo usa, ci si sente un po' degli dèi, cioè quando si prende testosterone ci si sente come se tutto fosse giusto, come se si potesse fare qualsiasi cosa, come se si fosse i padroni del mondo. In realtà questa è una cosa che vive solo nella testa di chi assume, cioè agli occhi degli altri sei sempre la stessa persona, un po' più grossa. Quindi quando queste persone magari sono anche sotto ciclo, vi rispondono così, fategli semplicemente capire che le cose non stanno così. Cioè non è che loro sono migliori o sono delle persone più belle o sono superiori a voi perché hanno un fisico migliore. Non funziona così. Perché non funziona così, ragazzi? Perché la scelta di doparsi è una scelta e basta. Quello che io vorrei farvi capire alla fine di questo video è che è completamente, nella mia opinione, sbagliato giudicare una persona solo per il doping. Perché? Perché una persona è molto altro, ragazzi. Una persona è fatta di sentimenti, di emozioni, di una cosa che voi non vedete per esempio sui social, che sono tutte le relazioni, i problemi, ciò che una persona passa nella sua vita. Lo sapete, siamo tutti persone, e se voi pensate se le persone iniziassero a giudicarvi per una singola scelta, ok? Cioè iniziassero a dirvi: tu quella sera ti sei ubriacato, per me sei un alcolizzato. Capite? Non funziona così, in realtà le persone sono molto di più. Quindi prima di permetterci di giudicare, cosa che io reputo comunque assolutamente sbagliata in ogni caso, prima di permetterci di giudicare una persona dovremmo davvero conoscerla al meglio. È il caso di sentirsi davvero migliori o peggiori di qualcuno perché si sceglie il doping, perché si sceglie la ragazza figa, perché si sceglie di far beneficenza, perché si è ricchi o si è poveri. Cioè, secondo me non lo è. Sono andato un po' lungo, però mi premeva di farvi capire che nonostante una persona scelga il doping, non è sicuramente da insultare o condannare. Certo, non è da promuovere, non sto dicendo che fa bene, anzi, ve lo ripeto per l'ennesima volta, se chiedete a me vi dico di non farlo perché il doping fa male e sono assolutamente contrario al fatto di consigliarvelo. Però se faccio questi video è anche per farvi un attimo capire che dall'altro lato della medaglia la persona che fa uso non è per forza un pezzo di merda. Quindi ecco, questo era un po' il discorso in generale che volevo farvi. So che sono andato un po' lungo, spero comunque che vi possa far piacere. Ricordatevi questo studio, non per promuovere il doping, ma proprio per farvi capire gli effetti e la potenza che in realtà ha il doping. I prossimi video riguarderanno uno il testosterone, uno molto carino secondo me sull'illegalità del doping, perché anche lì c'è un sacco di roba da dire. E infine ne ho un altro che era quello sul non aspirare troppo a diventare fitness model. Perché per avere i fisici che vi propongono serve appunto fare ricorso alla chimica. Quindi in quel video molto importante, soprattutto per i ragazzini giovani,
sarà incentrato sul cercare di farvi capire che certi modelli non sono assolutamente raggiungibili. Detto questo, ci vediamo domani nel prossimo video. Un saluto da Malta. Ciao!